Ma ragazzi, Roti a Bari. Mi sembra di tornare indietro di 15 anni. Igor segna 24 gol, ma il Bari retrocede lo stesso. Un capocannoniere senza squadra, come un re senza tempo. Vai, sono Danilo. Ciao, ciao. Io mi auguro che veramente, se devono essere duri, siano duri con chi ha sbagliato. Perché a me è capitato, tipo, sentire dire, ci mettiamo d'accordo per un pareggio, perché, non lo so, poteva succedere. Sono tutte chiacchiere che non servono a niente. Discorso dei pareggi, delle, cioè, quando che non c'erano vedi, i soldi quando vedi, che quando, giravano. Quando vedi una partita dove due squadre... Mi interessa pareggiare, nel senso che il loro obiettivo è quello di pareggiare e non è che ti metti a giocare per pareggiare, quell'altro gioca per pareggiare, nel senso che a me basta un pareggio perché non voglio rischiare di perdere, ma mica per niente. Io voglio partire, voglio andare a trovare Marcello, perché io so che si allena con Zingonia. Da solo, si allena da solo, però si allena. No, però non so che cosa. Noi siamo andati lì a soffrire, cioè, noi siamo tifosi. Cioè. Immagino, quando uno poi ripensa, no, una partita che perdi sperando di vincere, di salvarti. E poi viene a sapere queste cose qui. È triste e forte, voglio sperare che le cose non siano così grandi da coinvolgere tanti o tantissimi, anche se sembra che sempre di più vengano fuori discorsi e cose, ma soprattutto che una volta tirata una riga e chiusa questa storia poi si possa ricominciare. Un'unica cosa per continuare a credere al calcio. Continuare a credere nel calcio è come continuare a credere nella vita di tutti i giorni. E se non crediamo più in niente, smettiamo di fare tutto e non facciamo più niente. Però se smettiamo di avere fiducia negli altri e in tutto, diventa una vita triste. Se non crediamo più in niente, smettiamo di fare tutto. Ma che cosa devo smettere? Si può smettere di fumare, ma non di tifare la propria maglia. Igor era degno di indossarlo. Adesso invece i giocatori la strapazzano, la disonorano, la svendono come se fosse un pezzo di stoffa qualsiasi. Ma a furia di tirarla la maglia, l'arbitro se ne accorge. Quindi fate bene a stare con gli occhi aperti, giocatori, perché io vi ho creduto quando l'avete indossata. È possibile venire ospite in commissione? Sì, per parlare delle scommesse, delle calcio scommesse. Voglio dire una cosa a un giocatore del Bari. È possibile venire? Ci sto provando in ogni modo e con ogni mezzo. Giornalisti, tifosi, dirigenti, giocatori. Ne ho sentiti tanti, scusate, anche troppo. Telebari, su. Poco più che chiacchiere da bar. Telebari, la televisione. Non è qua. Devo uscire. Tu parli di lì? Second floor. Si dice che a Bari nessuno è straniero. Forse però per quelli di Bitonto questa regola non vale. Perché io continuo a perdermi. E gli ascensori continuano a perseguitarmi. Questo però almeno non si è bloccato. Ma dov'è Telebari? È introvabile. Sembra un mistero più fitto di quello degli infortuni di Barreto. Ma ecco, forse ci sono. Crotone. Comunque dici che abiti in zona sud di Monopoli, via San Francesco d'Assisi. Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TB Sport. È mercoledì e come ogni mercoledì noi diamo spazio e voce ad un tifoso, il nostro ospite fuori campo. Devo dire che oggi il tifoso che ospitiamo è un tifoso molto particolare, perché davvero l'abbiamo ascoltato nei giorni scorsi telefonicamente sconvolto da quello che sta accadendo intorno al Bari. Ci ha chiamato più volte perché vuol dire la sua su questo momento davvero assurdo che sta vivendo il calcio barese. Si chiama Danilo. Ciao Danilo. Ciao Enzo, grazie. Ti abbiamo ospitato, noi come sempre diamo spazio e voce a chiunque, è il tuo momento, hai la telecamera a disposizione, di quello che vuoi. Allora Enzo, innanzitutto grazie per la disponibilità, per questa possibilità che mi stai dando. Io ho da dire perché vi siete venduti la maglia?
perché tutti Belmonte, Parisi, Masiello, Ghezzal, Bentivoglio, io non so neanche più contarli, non il capitano però, non Gillet, perché Gillet è al di sopra di ogni sospetto, al di sopra di ogni sospetto. Non Gilli assolutamente, però questa storia qui perché? Perché vi siete venduti la maglia? E poi, poi un'altra cosa, io dove devo guardare, Enzo, scusa? La telecamera numero 2. La numero 2, ecco, perché mi rivolgo a te, Masiello, come gli altri giocatori. Io lo so che tu non verrai mai a Bari, però io ti vengo a prendere e me lo devi dire in faccia che ti sei venduto la maglia. E solo questo volevo dire, perché mi sembra sia stato assolutamente chiaro, eh? Grazie Enzo, grazie a te per essere venuto e per aver riassunto il pensiero di chissà quanti tifosi. Alla prossima. Ciao. Non servono più a niente le urla liberatorie in curva. Una frase detta sottovoce davanti a un microfono può avere un eco molto più forte. Facciamo 5, 2, 4, 6, 6, 5, tira! Ah. Oggi il primo approdo di Banca di Rana. Vaffanculo! Ma che è successo? Fallo. Esci la mano! Sì. Oh, la mano non esce mai. Sta per entrare Cavanda. Danilo? Sì. Danilo, che è andato a TB Sport, quello guidato da Enzo Tamborra? Sì, mi hai visto? Sì, ti ho visto. Ah. Ma è vero che devi andare da Masiello? Sì, voglio andare da Masiello. Bravo. Che dici? Sì, fai bene, perché ci deve dimostrare che cosa ha fatto. I giocatori dovrebbero venirci a dire le cose in faccia. Come ti chiami? Io Roberto. Ma da solo stai? No, cioè mio padre è andato a prendere dei borghetti. Borghetti? Sì. Perché tu ti bevi i borghetti? No, sono altro. Io Roberto, cioè, la verità è che un tifoso vero sta male, cioè io sto male. Che dicesse una parola, stava lui l'anno scorso, chiamateli, fateli venire a Bari. Secondo me dovreste andare da tutti questi giocatori, non solo da Masiello, come Bentivoglio, Gilè, Padelli, Parisi, Bellavista, Santoni e tutti questi altri. Io allora vado sicuro da Masiello. Poi Masiello vai a Bologna. Da Gillet, da capitano, io devo andare al capitano. Cioè, Gianfranco, ti voglio bene, ma mi devi dire l'anno scorso che è successo. Non lo devi dire. Forse è pure ad Udine che c'è Padelli. Pure ad Udine? Aspetta a Bari Torino, così va a parlare sia con Ventura che con Parisi. Peccato, potrei andare a gennaio col Padova a parlare con Bentivoglio. Beh, Danilo, alla prossima. La prossima? Quale sarà la prossima? Lo decido io quale sarà la prossima, non aspetto più il calendario. Da Bitonto a Bergamo, e poi Bologna, Cesena, Verona, Torino, Milano, Singapore. Tutto ha un senso, basta ricomporre i pezzi del puzzle, basta trovare il bando della matassa, il filo che collega tutto e tutti, gli eroi e i mercenari, quelli che hanno costruito il mio sogno e quelli che l'hanno distrutto. Masiello, Parisi, Belmonte, voi non avete portato il bar in Europa? Tranquilli, ci penso io a far fare il giro del mondo a questa sciarpa. E stai attento anche tu, Tim Burton. Sarei pure tornato in Texas, ma io ti ributto dentro la mischia. Nessuno escluso. Io non ho paura. Parto e li vado a riprendere tutti.